abbiamo in collegamento, perché qui c'è tutta una polemica, Conte ha firmato, non ha firmato, Conte ha smentito questo atto di accusa, addirittura Salvini ha parlato di alto tradimento. Lidia Undiemi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, l'argomento è in verità un po' complesso, ma può essere semplificato. Ecco. Nelle sue linee fondamentali. Anzitutto, il MES non è altro che un'evoluzione della famosa Troica. Ecco. Cioè quella che ha creato delle condizioni devastanti per il popolo greco in nome del salvataggio dell'euro e di questa famosa stabilità finanziaria. Okay. Andando a leggere trattati fondanti di questa nuova Troica e tutti gli altri regolamenti ed atti adesso collegati, emerge chiaramente come l'obiettivo di questa entità che sta sopra gli stati, sovranazionale, non è tanto quello di garantire quella famosa crescita economica affinché ci possa essere un benessere generalizzato, ma ha come unico obiettivo quello di salvare l'euro e l'eurozona a tutti i costi. I costi abbiamo visto quali sono stati in vari paesi dell'Europa, e cioè quello dell'applicazione delle politiche di austerità, lacrime e sangue, quelle che noi abbiamo fatto con Monti, non siamo stati commissariati direttamente, ma in modo informale sì, con la famosa lettera che allora il presidente della BCE inviò al governo Berlusconi. Non è un fondo salva stati, è un fondo salva finanza questo qui. Leggendo il testo del trattato, ma anche delle modifiche, vengono proprio i brividi, perché si capisce qual è l'intento politico. Non è quello di andare fino in fondo alle ragioni delle grandi crisi finanziarie, ma è quello di dire: guardate, ci hanno anche avvisati che a breve ci sarà una nuova grande crisi economica e noi ci stiamo attrezzando affinché A, l'euro deve sopravvivere a tutti i costi, e B, questa organizzazione internazionale che è il MES, cioè la Troica, può, perché appunto si stanno ampliando poteri in verità già esistenti, applicherà, diciamo, delle condizionalità, tecnicamente si chiamano così, in altri termini, se il paese è in difficoltà o rischia di entrare in difficoltà, i governi devono sottostare a questo programma, quindi al di là di qual è il risultato elettorale, questo programma che viene calato dall'alto. Fondamentalmente viene definitivamente sospesa la democrazia. Un commissariamento vero e proprio, quindi. Sì, un commissariamento vero e proprio che in barba a qualsiasi principio di garanzia costituzionale della democrazia dei vari stati membri. Ora, riguardo, questo è un punto fondamentale, alla polemica che c'è stata tra Salvini e Conte, la verità sta a metà e in realtà pende più a favore di Salvini, perché è vero che ancora l'Italia non ha, il Parlamento italiano non ha autorizzato la ratifica, ma è anche vero che nelle riunioni che ci sono state in Europa è stato già deciso quale tipo di modifica deve essere apportata a questo trattato, senza che ciò sia stato oggetto di un dibattito pubblico, senza che il Primo Ministro riferisse sull'opportunità appunto di fare queste modifiche che vengono decise ai piani alti, dopodiché il Parlamento deve ratificare quello che loro hanno deciso. Questo è il vero punto di discussione, quindi non tanto buttarla, diciamo, a un dibattito, se vogliamo, anche basso, cioè Salvini dice cose che non sono esatte perché non è stato votato nulla. Vero è anche che le modifiche finali saranno appunto rese ufficiali a dicembre di quest'anno. Lo scenario è che se l'Italia, anche solo in via precauzionale, decidesse di ricorrere a un finanziamento della Troica, del MES, la Troica in cambio chiederebbe l'applicazione di una serie di riforme che prescindono chiaramente da quello che è il risultato elettorale e da quello che la gente ha scelto, perché magari votando scegliamo un partito che ha un programma, eccetera. Ecco, la Troica si impone su tutto questo, quindi per esempio, come è già accaduto in passato, è stata chiesta la modifica dell'articolo 18, allora la Troica chiederà altre modifiche magari del diritto del lavoro in senso peggiorativo. Ah, ecco, ma allora il nome stabilità nell'acronimo di meccanismo europeo di stabilità, cioè la stabilità della finanza è da raggiungere, far raggiungere, ecco, tramite questa serie di provvedimenti, come dice lei, più o meno dolorosi. Sì, tra l'altro l'aspetto veramente inquietante, sconcertante, è che funziona come un grande creditore contro un debitore molto debole, perché il finanziamento non viene erogato in un'unica soluzione, ma viene erogato in quote, in tranche, e se piano piano, come già accaduto in Grecia, sono cose tutte documentate, il paese, per esempio, supponiamo che ci dettano 100 riforme,
se noi per esempio non attiamo tutte 100 riforme, ma una quantità di riforme che per noi è sufficiente, loro troncano immediatamente la linea di credito, ponendo il paese in difficoltà, quindi sotto un vero e proprio, diciamo, ricatto finanziario. Adesso mi scusi, questa è la realtà politica di quello che sta accadendo. Il cancro di questo sistema è che oggetto di mercificazione finanziaria è la democrazia, certo. Sono le fondamenta della democrazia. Quindi un paese, come dire, in un sistema in cui le istituzioni finanziarie internazionali si blindano, perché in pratica avremmo in Europa il MES e la Troica. Nel resto del mondo abbiamo già il Fondo Monetario Internazionale. Quello che sta accadendo oggi in America Latina non è altro che una ribellione contro questo sistema neoliberista in cui l'organizzazione internazionale impone delle riforme, queste riforme provocano un malessere generale, poi come in America Latina le crisi comunque si sono susseguite nel tempo, anche indipendentemente dall'austerità. È chiaro che noi avremmo due grandi organizzazioni sovranazionali che praticamente governano il mondo. I governi in carica cosa sono? Cosa rappresentano quindi? Poco o nulla, diciamo. Non dico proprio degli stagisti, ma semplicemente dei mediatori, cioè degli intermediari, cioè coloro che dicono che io chiedo un prestito, queste sono le riforme da attuare. Se non vengono attuate, attenzione, quello che è successo per esempio a Cipro, io l'ho scritto anche nel mio libro, Il ricatto dei mercati, sì. Quello che è successo a Cipro è abbastanza indicativo. Loro si vantano che a Cipro hanno risolto la crisi, eccetera, ma cosa hanno fatto? Hanno proposto al Parlamento di attuare il prelievo forzoso sui conto correnti della Banca di Cipro, credo oltre della Banca sì, di Cipro, credo oltre un tot, diciamo, di denaro disponibile. E il Parlamento, perché chiaramente era una manovra impopolare, si è opposto immediatamente tra la BCE e i mercati, il declassamento dei titoli, poi fondamentalmente le istituzioni sono state costrette a cedere, hanno applicato il prelievo forzoso, quindi comunque vi è, diciamo, una sorta di violenza economica, violenza finanziaria che viene applicata quando il Paese magari non attua delle precise riforme. Allora ce lo dicono chiaramente che la democrazia non esiste.